Carissimi amici di Dillo Allello, eccoci qua per una nuova puntata dedicata alle vostre segnalazioni. Vediamo un po' di che cosa si tratta e di cosa parleremo oggi. Sigla! Prima segnalazione. Questo lettore ci segnala che in via Consalvo da Cordova le colonne dei porticati sono completamente lerce. Come potete ben vedere, fanno schif, ma non schif di più. Sembra davvero un luogo abbandonato a se stesso. È inutile dire che c'è bisogno urgentemente di una profonda pulizia. Cerchiamo di fare qualcosa per cortesia, anche perché stiamo in pieno centro. Per favore, fate qualcosa. Seconda segnalazione. Questa segnalazione riguarda il Parco dell'Umanità. Qui la pulizia l'hanno fatta e le erbacce sono state tolte. E sapete dove sono state smaltite? Ma andiamo a andare sullo stesso terreno. Insomma, hanno lasciato tutto per terra. Se la dovete fare, facitelo buona cosa. Poi, come giustamente dice il nostro lettore, tutti i ramoscelli per terra e tutto il resto sono pericolosi per i nostri amici a quattro zampe. Potrebbero ferirsi anche le zampette. Possiamo andare a finire ciò che avete iniziato? Che ne pensate? Che ne dite? È male. Hai fatto una cosa buona. Terza segnalazione. In via Patalini, da Kid Zone, ci segnalano che dei ragazzini si divertono a vandalizzare il quartiere. Nel video che ci hanno mandato si vedono perfettamente gli specchietti delle auto rotti. Io lo so, quando si è ragazzini, si è piccoli, si fanno delle sciocchezze, ma per non picca esagerato, un po' che c'è sei. Immaginatevi voi, un proprietario dell'auto va di un specchietto rotto e va went. Non oso immaginare. Perché oggi come oggi, specchietto costa, non è più specchietto da 10 euro. Volete collegarvi il cervello prima di fare queste cose? Ragazzi, c'è tanta roba per divertirvi. Arrambi specchietto non va bene, ma non va bene proprio. Finalmente parliamo delle cose belle. Dopo gli specchietti parliamo delle cose belle. Rot, dibattiti, rot, rot, in inglese rot. Comunque, Rot e Dibattiti farà due belle fermate interessanti. L'evento di Radio Norba, Cornetto Battiti Live, è proprio oggi, sabato 25 maggio, a Margherita di Savoia. E domani, 26 maggio, a San Michele di Bari, sapete chi ospiteremo? A Margherita? In Piazza Libertà ci saranno, udite udite, gli Articolo 31, con il loro nuovissimo album Proto Maranza. Voi che fate? Sarete lì? Yay, sei. E boh. Bene, 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 questa puntata si è conclusa al meglio. Come sempre sono contentissimo di essere la vostra voce. Continuate a mandarmi tutte le vostre segnalazioni al mio numero WhatsApp 338-2916-693. Lo ripeto, 338-2916-693. WhatsApp. Foto, video, audio, mandatemi tutto e io lo porterò nei miei video. Ci vediamo sabato prossimo. Come sempre, buon fine settimana, ragazzi. E alla prossima. Ciao. Fece caldo, e Roma sta più un guaio di barlicci. Già si sta facendo un caldo. Regia, regia, ma hanno tu pedalato. Vai, 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 faccio. Sì, sì, prova, prova. No, ma non mi chiamo in shop. Backstage. Adesso. Aspetta, spiega sul microfono. Ah, questa è bella. Come sempre. E il balcone, il fiorito, è bellissimo quel film. Agente. Stau, stau, stau!